come nel resto d'Italia, scossone politico anche in provincia di Frosinone. Primo partito, il Movimento 5 Stelle, seguito dalla Lega. Al Senato entra Massimo Ruspandini, 45 anni di Ceccano, di Fratelli d'Italia. Ma spero che i miei concittadini possano sentirsi orgogliosi. Io sono onorato di poter ricoprire questo incarico dopo Compagnoni e Mister Ville, anche se mi sento, diciamo così, indegnamente ma rappresentante dei 91 comuni della Ciociaria, della provincia di Frosinone, che è una provincia unica, una terra meravigliosa. E sono di Ceccano, vengo da Ceccano, ma mi sento figlio di questa terra nella sua complessità, nella sua interezza. Sei eletti alla Camera dei Deputati. Movimento 5 Stelle e Lega si spartiscono i seggi in Parlamento. Per i pentastellati entrano il deputato uscente Luca Frusone, 33 anni di Alatri. Ilaria Fontana, 34 anni di Frosinone, seconda nel listino nel collegio uninominale di Cassino, che ha superato per soli 167 voti il forzista Mario Abruzzese. Ed Enrica Segneri era in quarta posizione nel listino proporzionale per le province di Frosinone e Latina. L'elezione della Fontana ha permesso di farla salire al terzo posto, l'ultimo eleggibile grazie al risultato stratosferico di oltre il 35% del Movimento 5 Stelle in Ciociaria. Per la Lega entrano Francesco Zicchieri, 40 anni di Terracina, che ha vinto il collegio uninominale di Frosinone Nord, approdando così alla Camera dei Deputati. L'impegno che prendiamo è che lo Stato non può essere il socio occulto delle imprese del territorio, perché così non funziona. L'altro impegno è garantire la sicurezza, garantire il lavoro, garantire di vivere in un paese dove chi ti governa è tuo amico. E questo è quello che noi faremo e l'impegno che prenderemo. Oggi il voto delle persone è per risolvere i problemi. Oggi più che dell'ideologia, che ognuno ha le proprie idee, ognuno ha la propria appartenenza, e questo viva Dio che ci è. Però penso che i cittadini chiedono di risolvere problematiche normali, i cittadini chiedono presenza, i cittadini chiedono di essere garantiti. Quindi su questi temi, e sono quelli che la Lega ha affrontato, noi non abbiamo messo temi ideologici, abbiamo messo temi per gli italiani, temi di cui oggi il cittadino ha bisogno. Con lui Claudio Durigon, 47 anni di Latina, ed anche una donna, Francesca Gerardi, 34 anni di Pontecorvo, al secondo posto nel listino proporzionale nel collegio di Frosinone e Latina. Sarà a questo punto l'unica rappresentante dell'area sud della provincia di Frosinone. La mia campagna volgeva su quello che in qualche modo rappresenta per me la mia vita. Io mi occupo di lavoro, sono un ex sindacalista, vice segretario generale della UGL. La scelta di scendere in campo con Matteo è stata gestita in questi ultimi mesi. Lui crede fortemente in questo binomio, io credo fortemente in lui, quindi le battaglie che ci accomunano sono sicuramente la legge Fornero e Job Act, un'attività di lavoro vera, più sicuramente tutela per noi e per tutti quelli che noi andremo a rappresentare.